Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sformato di patate e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, spinaci, uova, parmigiano grattugiato, provolone a fette, pan grattato aromatizzato, olio, sale, pepe, noce moscata e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale l'acqua. Un cucchiaino di sale, posizionare il cestello con gli spinaci, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le patate e gli spinaci sono cotti. Mettere da parte e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale. Mettere le uova, il sale, il pepe, la noce moscata, il parmigiano ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungere gli spinaci, le patate, ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, componiamo il tortino. Abbiamo rivestito una tortiera da 22 cm con carta da forno, abbiamo messo un filo d'olio e del pan grattato. Mettere metà del composto. Livellare bene. Mettere il provolone, mettere sopra il resto del composto, livellare bene, spolverizzare con il pan grattato aromatizzato. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per 45-50 minuti. Sformato di patate e spinaci. Grazie e alla prossima ricetta.